Benvenuti in questo breve filmato. Desidero condividere con voi una ricetta familiare per la produzione di un liquore a base di scorze di limone. Come noterete, non l'ho chiamato limoncino, limoncello, che dir si voglia, perché io non conosco la ricetta esatta del limoncino e del limoncello. Ne ho trovate tantissime da tutte le parti. Questa è una semplicissima preparazione che usiamo fare in famiglia da alcune generazioni. Dove sono nato io ci sono tantissimi limoni, una volta c'erano delle intere piantagioni, poi col tempo sono piantate delle piantagioni di floricole e adesso ci sono praticamente soltanto più olivi. In questo video vi mostrerò tutti i passi che porteranno alla produzione di questo semplicissimo liquore. Buona visione! Gli ingredienti per questa semplice ricetta sono mezzo litro di alcol a 95 gradi, 5 limoni abbastanza grossi e un barattolo da litro per la macerazione degli epicarpi di limone. Come vedrete a breve, io utilizzerò soltanto la parte gialla del limone, escludendo la parte bianca. I limoni, una volta sbucciati, non saranno gettati via, saranno tagliati a metà, spremuti e il succo sarà congelato per usi futuri. Mentre separerò gli epicarpi dal limone per inserirli all'interno della boccia di macerazione, darò alcune indicazioni sulle proprietà terapeutiche o medicinali o nutrizionali dei limoni. I limoni a cui sto togliendo l'epicarpo, sono limoni naturali, non trattati, sono quelli del mio orto, li ho semplicemente lavati leggermente in modo blando e mondati da eventuali piccoli parassiti che c'erano attaccati sopra. Quali sono le proprietà dei limoni? Fondamentalmente sono quelle aromatizzanti, vitaminizzanti, digestive, per cui produco il limoncello o comunque questo liquore a base di limone. Poi sono depurative, antisettiche e revulsive. I principi attivi contenuti nel limone sono gli oli essenziali a base di limonene e citrale. Poi ci sono le cumarine, i flavonoidi contenuti nella scorza, poi chiaramente l'acido citrico, lo zucchero, la vitamina C, la B e la P. Ora, se noi escludiamo un attimo il discorso del liquore, il succo di limone di per sé ha delle valide proprietà antisettiche, infatti in caso di necessità lo si può usare come disinfettante della pelle o della cavità orale, o per piccole ferite, per abrasioni, per le afte, per le angine e addirittura per le stomatiti. Per via interna, in quantità effettivamente un po' sostenute, è utile per la gotta e per i reumatismi. Diciamo che come cosmetico è un buon astringente, cioè quindi è utile per gli eritemi solari. Poi chiaramente essendo contenuto acido è uno schiarente delle felidi e poi è un detergente, un purificante. E dalla scorza che sto separando adesso in questo momento si ricava un olio essenziale estremamente pregiato che viene appunto utilizzato per l'industria alimentare, liquoristica nella fattispecie, e nell'industria farmaceutica e in profumeria. Chiaramente la scorza ha delle proprietà antisettiche eccellenti che sono utili nelle bronchiti acute e nelle croniche e neanche in molte affezioni dell'apparato urogenitale e della cavità orale, ovviamente come il succo vero e proprio. L'olio essenziale contenuto nella scorza è utile in pomate e per frizioni antireumatiche e antinevralgiche, grazie alla proprietà di stimolare la circolazione locale, quindi si può usare l'epicarpo frizionandolo abbondantemente sulla pelle, sulla cute. Ora, quello che noi interessa in questo momento, in questa produzione, è l'uso interno, cioè la corteccia del frutto, no? Che ha una proprietà amarotonica, aperitiva e digestiva. La scorza può essere utilizzata per produrre un infuso o un decotto in ragione di 2 grammi in 100 ml di acqua bollente, prendendone una o due tazzine per volta quando serve, ovviamente. La scorza può essere utilizzata anche sotto forma di tintura. In questo caso ne servono 20 grammi in 100 ml di alcol a 70 gradi, macerato per 8 giorni.
E in questo caso se ne prende poi un cucchiaino su uno zuccherino oppure in acqua, ogni volta che serve. I limoni sono stati completamente sbucciati, non mi resta che versare il contenuto alcolico all'interno del mio vasetto di macerazione. Chiudo e lascio macerare per almeno 15 giorni. Non occorre agitare e mescolare il contenuto del barattolo, è sufficiente tenerlo in un luogo protetto dalla luce fin tanto che dura il tempo di macerazione del prodotto. Al termine della macerazione, preparerò uno sciroppo a base di acqua e zucchero e vedremo poi dopo quali sono le giuste proporzioni per produrre il liquore finale. Il periodo di macerazione delle scorze di limone è terminato, sono trascorsi 15 giorni. Ho preparato uno sciroppo composto da 600 ml di acqua e 400 g di zucchero raffinato. Ho sciolto lo zucchero nell'acqua, l'ho portata a bollore, l'ho fatta raffreddare. Adesso non mi resta che versare il liquore, meglio l'alcol in cui ho macerato le scorze di limone, magari passandole con un filtro per evitare che le scorze di limone cadano all'interno dello sciroppo, in questo modo qua. Volendo posso anche strizzare le scorze di limone per cercare di recuperare ancora un po' di alcol. In genere non serve questo procedimento. Do una miscelata. E adesso posso procedere tranquillamente al travaso nelle bottiglie del mio liquore, neonato liquore, perché non si può ancora dire che è un liquore, deve maturare almeno un mesetto. Il travaso ovviamente è un'operazione ridicola, basta un imbuto e una bottiglia e il mio mestolino. Il procedimento è terminato, ho ottenuto due bottiglie da 750 ml di liquore di limone. Come vedete l'aspetto è abbastanza torbido, diciamo lattiginoso. Con la maturazione diverrà via via più trasparente, sino a prendere il classico colorito paglierino. Questi sono gli epicarpi di limone che sono rimasti dalla lavorazione, adesso li metterò nell'umido e li faremo volare via, non servono più assolutamente a niente. È difficile ricavare ancora qualcosa da questi epicarpi, da cui praticamente tutto il principio attivo è stato eliminato tramite l'alcol. Siamo giunti al termine di questo video. Controindicazioni? Certo, intolleranze o allergie manifeste all'acido citrico. Chiunque abbia questo tipo di patologia deve assolutamente evitare il liquore a base di limone. Altra controindicazione, l'alcol. L'alcol non è un buon consigliere, l'alcol fa male, quindi va dosato con moderazione. Perché? Perché il baratro, anzi la linea di confine tra l'uso e l'abuso, è estremamente effimera e uno fa presto a scavalcarla. Dopo questo sermone, saluti conclusivi. Grazie per l'attenzione, tornerò al più presto con un nuovo video.